Sì, grazie Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Nel convertire in legge il cosiddetto decreto cultura mi sia concesso in via preliminare esprimere il mio più vivo apprezzamento per il lavoro organico e significativo prodotto dal Governo, in particolare dal Ministro Alberto Bonisoli e dal Sottosegretario Lucia Borgonzoni, nostra collega senatrice. Oggi è per me occasione di privilegio intervenire nel dibattito parlamentare. La cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. La cultura italiana è da sempre fonte rilevante e inesauribile che completa l'esistenza dell'uomo, lo eleva e lo istruisce sulla strada della libertà e del progresso, offrendogli coscienza del sé e del tutto. Con il decreto cultura si affrontano temi di particolare rilevanza, in primis il rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di valorizzarne la programmazione e lo sviluppo. 800 del 67, sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, auspicando un sistema di finanziamento misto che ne potesse garantire l'operosa continuità. Ciò non è accaduto, ad esclusione del teatro alla Scala di Milano. Tutti gli altri enti si stanno avviando alla rovina, disponendo di sempre minori elargizioni pubbliche, spesso accumulando debiti, passività e irregolarità gestionali. Ciò si ripercuote tragicamente sulla quantità e la qualità della produzione artistica del comparto lirico-sinfonico italiano, in spregio al nostro enorme patrimonio. La produttività dei teatri lirici italiani è ormai scarsa e ciò grida vendetta. L'abbiamo detto poc'anzi, solo il Teatro alla Scala, l'ente maggiormente produttivo, si avvicina a circa 100 rappresentazioni l'anno. Tutti gli altri, desolatamente, hanno programmazioni sensibilmente minori che spesso non arrivano a 50 eventi annuali. Altresì, al fine di garantire la tutela dei lavoratori di tale comparto, che impiega intorno alle 6.000 unità, il decreto interviene sulle modalità di accesso e di stabilizzazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le norme peculiari e stringenti relative ai contratti precari a tempo determinato nelle fondazioni si sono rese necessarie. Esse trovano sedimento nella nostra cultura della civiltà del lavoro, che anche nel campo artistico è giusto sia applicata con principi di salvaguardia e di tutela delle opportune garanzie per il lavoratore. Ad ogni modo, assumere per concorso e a tempo indeterminato professionisti di talento, come sottolineato dallo stesso Ministro, non è che il primo step di una complessa operazione di rilancio delle fondazioni che l'Italia deve avvertire il dovere di realizzare per tramandare una tradizione unica al mondo e per favorire la nuova produzione. A differenza dei governi precedenti che hanno normato e prodotto sempre più precariato, nel folle convincimento che lavorare poco senza garanzie né prospettive fosse comunque meglio che non lavorare affatto, così autocertificando la propria inadeguatezza alla costruzione di un avvenire solido e prosperoso per gli italiani, questo governo ha invece inteso intervenire spesso proprio per superare la piaga del precariato e della instabilità lavorativa, e con viva soddisfazione oggi lo stiamo verificando anche in un settore teoricamente di nicchia come la lirica. Il decreto stabilisce infatti una serie di limiti per l'applicazione dei contratti a tempo determinato, imponendo tutele per i lavoratori dello spettacolo con sanzioni severe per gli amministratori che le infrangono. Sono norme che vogliono assicurare diritti e garantire tutele in un campo come questo, dove per decenni sono stati applicati i contratti di lavoro in deroga alle norme vigenti, con frequenza di abusi che hanno creato discriminazioni e contenziosi. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in un paese come l'Italia dovrebbe essere un dicastero in grado di disporre di un'enorme capacità di spesa, proprio in quanto il nostro paese è il primo al mondo per presenza di patrimonio artistico, culturale, storico, monumentale e museale. Invece le costrizioni dovute ai sempre più stringenti vincoli esterni si sono sommate negli anni a un colpevole disinteresse della politica. Con il decreto cultura vengono finalmente stanziate opportune risorse per la tutela e la conservazione del patrimonio, nonché per supportare l'intera struttura ministeriale sia a livello amministrativo sia nella gestione di musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi e siti di pregio. L'intera nostra economia, direttamente o indirettamente, trae un essenziale vigore dal circuito culturale che deve essere non solo protetto, valorizzato e promosso, ma diventare più sistemico, fruibile, integrato, disponibile. Ciò ha non solo una valenza significante nel contesto del turismo internazionale, ma risulta essere essenziale per favorire e promuovere costantemente quello spirito di italianità che le istituzioni hanno il dovere di custodire e tramandare.
I tratti distintivi della nostra identità nazionale, della nostra cultura, del nostro primato nella storia dell'uomo sono tutte riscontrabili nella formidabile e portentosa produzione artistica e culturale italiana che pone il nostro Paese in credito con il mondo, assunto che da oltre 2500 anni l'Italia ha donato all'avventura umana arte, scienza, pensiero, letteratura, filosofia, teatro, musica, diritto e finanche cinematografia, moda e alta cucina. Lasciatemi dire, al cospetto della sacralità di quest'Aula, che molto probabilmente l'intero pianeta sarebbe stato un posto peggiore senza il contributo italiano. Lo stanziamento di risorse per il funzionamento del MIBAC e per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico e culturale italiano va intesa appunto come un'elargizione che deve sottintendere a una grande visione, ad una strategia di largo respiro che custodisca e valorizzi secoli di produzione proprio per offrire altrettanto primato italiano ai tempi che verranno. Cultura significa creare e coltivare quella coscienza civile che ci rende popolo e non solo somma di persone. Scusate un pochino d'acqua. Portiamo proprio in questo d'acqua, senso, sì, grazie. Tra le previsioni più significative del Decreto Cultura vi sono le modifiche sugli obblighi di programmazione di prodotti audiovisivi, espressione originale italiana, con previsioni sia per gli operatori pubblici e privati tradizionali, sia per gli operatori di streaming e con programmazione on demand. Salutiamo con soddisfazione le misure a sostegno delle opere originali italiane nella programmazione dei media, in particolar modo quelle recenti. Con l'occasione voglio nuovamente ringraziare vivamente il sottosegretario Lucia Borgonzoni che si è spesa nella sua attività di governo per rappresentare questa sensibilità condivisa pienamente dal nostro gruppo parlamentare. Sono previste infatti misure... Grazie. Sono previste infatti misure di semplificazione e sostegno per il settore, rendendo più funzionali le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivo devono promuovere le opere europee e italiane. In particolare le modifiche riguardano la definizione delle nuove aliquote degli obblighi di programmazione e di investimento in produzioni italiane relative alle emittenti televisive, in una misura compatibile con le prospettive economiche degli operatori. Nel contempo si rafforzano le misure a sostegno delle opere di espressione originale italiana, che nel previgente sistema erano limitate alle sole opere cinematografiche, e a sostegno delle opere recenti si rivedono gli obblighi in capo agli operatori on demand con un maggiore allineamento rispetto alle emittenti televisive tradizionali e si rinforza un sistema di flessibilità senza rivedere tuttavia il nuovo e più efficace sistema sanzionatorio. Tutto ciò è una componente importantissima del Decreto Cultura perché attraverso gli operatori di servizi audiovisivi, a cominciare dalla TV pubblica, si promuova e si valorizzi la talentuosità italiana nell'audiovisivo con la produzione di cinema, sceneggiato, documentari, musica e animazione. Pur comprendendo le ragioni dei network attratti dalle produzioni straniere, non vi è dubbio che sia un vero e proprio interesse nazionale valorizzare, promuovere e diffondere l'opera audiovisiva italiana, elemento imprescindibile della creatività del nostro Paese, ma irrimediabilmente esposto a una concorrenza particolarmente incisiva. Come è noto, il cinema racchiude in sé molte altre arti, ha caratteristiche tipiche della letteratura, similitudini con il teatro, non prescinde dalla musica e dalle arti figurative. La cinematografia italiana è stata per anni faro illuminante su scala globale ed altrettanto l'industria cinematografica italiana ha rappresentato primato e affermazione. Rimane un vanto tricolore la portata della produzione del cinema italiano, capace di modificare il costume imponendo canoni di bellezza e modelli comportamentali, nonché di trasmettere ed esportare al mondo intero la stessa idea di italianità. Non si può non prestare sensibilità e vicinanza a questo settore, come in genere a tutta la nostra talentuosità audiovisiva, assunto che anche la fiction e il documentarismo italiano siano grandi occasioni da valorizzare. Avviandomi alla conclusione, in questa sede intendo appena accennare a un tema che riguarda gli eventi dal vivo. Come è noto, dal 1 luglio sono in vigore norme per l'identificazione dell'acquirente del biglietto d'ingresso ad eventi live con affluenza superiore a 5.000 spettatori. Si tratta del cosiddetto biglietto nominale antibagarinaggio, una misura che si è resa necessaria per quanto è comprensibile e ha generato, per quanto è comprensibile, una certa preoccupazione degli operatori dovuta al gravame burocratico. Ebbene, in sede di conversione in legge del Decreto Cultura mi sento di esprimere quantomeno un'assicurazione di impegno, ma questo l'abbiamo anche visto con l'approvazione dell'ordine del giorno, e posso garantire che sarà cura del Governo di questa maggioranza monitorare con attenzione l'applicazione delle nuove norme già vigenti sul secondary ticketing, verificare che esse siano funzionali allo scopo che si sono prefisse senza che ciò diventi limitante o eccessivamente gravoso per gli operatori e gli utenti. Vogliamo continuare a dialogare con quelle realtà rappresentative del comparto della produzione musicale che hanno espresso scetticismo su questo provvedimento e offriamo la nostra collaborazione per una verifica peculiare dell'applicazione delle nuove norme nei prossimi mesi.
Per troppi anni ci hanno convinto, infine, che non eravamo all'altezza di imprimere e rivendicare il nostro ruolo nel mondo e nel contesto comunitario. E uno dei modi con cui è stato depotenziato il nostro grande sentimento di italianità è stato anche non aver investito in cultura ed arte. Oggi, a partire dal decreto cultura, noi scagliamo nuovamente una sfida alle stelle, sapendo che sia solo il primo, ma essenziale passo per rimettere al centro la cultura e l'arte italiana, per rioffrirla nuovamente al mondo che ancora una volta con ammirazione ne sarà sorpreso e colpito. Annuncio quindi il voto convintamente favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie, senatore Barbaro.